tutti, vi volevo fare una review su trucco minerale o neve make up, soprattutto sugli ombretti e i blush. Sicuramente lo conoscete, non c'è bisogno che vi dica più di tanto. Vi volevo semplicemente far vedere i colori che ho preso perché secondo me sono bellissimi. Cioè, io credo che gli ombretti in polvere di trucco minerale siano i miei preferiti in assoluto. E tra quelli, ne ho presi molti, devo dire, come potete vedere. E mi piacciono tutti, tutti quanti. Sono luminosissimi, hanno dei riflessi fantastici, cangianti, si stendono bene, sono pigmentati. Sono veramente meravigliosi. E la cosa bella è che adesso hanno fatto le confezioni mini. Ed è per questo che io l'ho comprato adesso e non prima, perché prima c'erano le confezioni full size che costavano un po'. E invece adesso hanno fatto queste confezioni mini che comunque vi assicuro vi durano una vita perché sono così. Cioè, sono grosse in realtà perché le polvere non ne usate tantissimo. Quindi secondo me convengono un sacco, costano 3,90 € l'una, credo. Allora, vi ho swatchato tutti i colori. Lo so che la luce è pessima, quindi non so come si vedranno. Allora, partiamo dal primo in alto a destra, che è questo, che è si chiama Abisso, è tra il verde petrolio e il blu, diciamo verde petrolio, si chiama Abisso. Il secondo che vedete a fianco ad Abisso, questo, è oro lilla, è un oro molto chiaro con dei riflessi lilla, appunto, che qua non si vedono molto, però vedete il riflesso lilla. Quello dopo è camaleonte, uno dei colori più famosi di trucco minerale, che è un marrone violaceo con riflessi verdi, cioè dei riflessi inspiegabili, fantastici, veramente bello. Dopo trovate oro colato, questo giallo oro intensissimo, guardate com'è intenso. Cioè, è strabiliante questo oro. Colora tantissimo ed è molto luminoso. Poi a fianco c'è un altro della serie oro che si chiama oro rosa, come potete vedere è rosa, però ha un riflesso molto molto dorato. E a fianco d'oro rosa c'è quello che forse è il mio colore preferito in assoluto, che si chiama Stregatto. Questo qua. Ed è un fucsia con riflessi bluacei. Sì, bluacei. Ma che parola ho detto? Blu, diciamo. Blu violacei, ecco. Questa era la prima fila. Poi, la seconda fila, trovate due colori matte. Sono tutti molto luminosi gli altri, però due sono matte. Il primo è il blu scuro, questo che si chiama Mezzanotte, ed è uno dei colori più persistenti e scriventi che abbia mai visto. Fate fatica a toglierlo, veramente. E l'ultimo, che invece si chiama Primavera, che è questo qua in fondo, che come colore è più tipo blush, secondo me. Cioè, si può usare tranquillamente come blush, tipico colore da blush. Poi a fianco al blu scuro vedete un bel verde con dei riflessi oro, un verde oliva, che si chiama coccodrillo. Eccolo. Poi a fianco al coccodrillo trovate ombra di luna, che è un colore molto chiaro, tende al rosa, diciamo, molto luminoso, tende al rosa. Rosa beige. E dopo questo bel blu celeste, celeste, Laguna Blu si chiama. E sono uno più bello dell'altro, cioè non saprei proprio come scegliere. In assoluto i miei preferiti sono Stregatto, che è il fucsia, oro colato perché è un oro boh, meraviglioso, Camaleonte per la sua particolarità, appunto per tutti questi riflessi che ha, che è molto particolare. E anche Abisso, devo dire che Abisso mi piace molto. Questo verde petrolio è uno dei colori che uso di più per il trucco. E poi ho preso quattro blush, che però non so se riesco a farvi vedere bene. Allora, questo che vedete qua
si chiama Creamy, questo è un rosa chiaro molto luminoso che per la mia pelle è chiaro, quindi penso che lo userò come illuminante. Poi ci sono due colori che sono molto simili, uno si chiama Sailor Moon e l'altro si chiama Pink Lady, che sono tutti e due molto chiari, illuminanti e con i glitter all'interno. E li vedete qua. Vedete? Ci sono i glitter. Sono due vicini, ma sembrano lo stesso, sono molto simili. Direi che forse Pink Lady è un po' più rosa, mentre Sailor Moon è proprio molto chiaro, quasi dorato. E poi c'è quello che, invece, che uso di più io, perché ho la pelle un po' più scura, che è il Venere, che è questo qua, che però non so se si vede. Qua si vede forse il riflesso. È luminoso, è metà, cioè non è matte, e è un colore, boh, rossastro. Sì, rossastro, diciamo. Tende più al rosso che al rosa. Però è abbastanza delicato. Ha un bel riflesso. Sono molto belli, ma sono meglio gli ombretti. Cioè, se dovete prendere qualcosa, vi consiglio gli ombretti perché sono dei colori meravigliosi. Cioè, non ce n'è uno brutto. Sono proprio tutti bellissimi. Vi consiglio di gran lunga gli ombretti. Per chi ha la pelle chiara, consiglio il blush creamy perché è comunque molto luminoso e bello. Questo. E per chi ha la pelle invece un po' più scura consiglio il Venere che è molto carino, oppure potete prendere quell'ombretto primavera qua in fondo che è praticamente, non dico uguale, ma quasi, molto molto simile. E la confezione è grande uguale, quindi non cambia molto. Niente, volevo solo farvi vedere questi colori perché sono bellissimi e informarvi per, insomma, chi non lo sapesse che adesso ci sono le confezioni mini, quindi se ne possono prendere di più e spendere di meno. Ciao!